L'agopuntura è una metodica della medicina tradizionale cinese che ha origini antichissime, preistoriche. I primi riferimenti bibliografici però risalgono al secondo, terzo secolo avanti Cristo. L'agopuntura si basa sulla concezione dell'individuo come un concentrato di energia. Questa energia vitale fluisce all'interno, scorre all'interno del nostro corpo in una rete di meridiani. Una disarmonia, un'alterazione di questo flusso determina quella che è la sintomatologia e la patologia del paziente. L'agopuntura come terapia vuole andare a raggiungere e modulare questo flusso energetico attraverso l'infissione di aghi a livello cutaneo in punti specifici che sono i punti di agopuntura. Se noi vogliamo comprendere meglio qual è il meccanismo d'azione, dobbiamo considerare il problema da un punto di vista biofisico. Allora, noi sappiamo che a livello cellulare avvengono una serie di reazioni chimiche che sono necessarie per la sopravvivenza della cellula. Queste reazioni chimiche determinano un flusso elettroionico diretto dal centro verso la periferia, ossia verso aree con un potenziale elettrico più positivo, un potenziale elettrico maggiore. Queste aree sono praticamente la cute a livello cutaneo. Queste cariche che raggiungono la superficie si localizzano in aree specifiche che sono i punti di agopuntura. La rilevazione del potenziale, la rilevazione di queste cariche è comunque utilizzato normalmente nella pratica medica quotidianamente. Basti pensare all'elettrocardiogramma o all'elettroencefalogramma che misurano proprio l'attività elettrica del cuore o dell'encefalo a livello cutaneo, quindi non è una novità. Come si svolge una seduta di agopuntura? Allora, innanzitutto è previsto un colloquio medico-paziente per inquadrare quella che è la problematica. Dopodiché si procede con il trattamento. Allora, vengono utilizzati una serie di aghi bimetallici molto sottili che hanno un'anima in acciaio e un manico che può essere in rame o argento, in modo tale che l'ago possa fungere da elettrodo. Questi aghi vengono infissi nei punti di agopuntura con una manovra molto rapida e pressoché indolore. Dopodiché vengono lasciati in sede per 25-30 minuti. Durante questo periodo di tempo il medico osserva il paziente e osserva anche gli aghi, e sulla base del trattamento che è previsto e della reazione cutanea a questi aghi valuta se far agire l'ago in dispersione e quindi raffreddandolo, oppure in tonificazione manipolandolo o collegandolo ad un elettrostimolatore. Normalmente servono 5-10 sedute una volta a settimana. L'agopuntura ha diversissimi campi d'azione. Io faccio la fisiatra e quindi lo utilizzo principalmente per o il controllo degli stati d'ansia, stati nervosi, ma soprattutto per il controllo del dolore. Quindi parliamo di dolore cronico, di dolore acuto, post-traumatico, a livello articolare, quindi spalla, gomito, ginocchia, polso, ma anche a livello dell'arachide, quindi parliamo delle cervicalgie, lombalgie, anche associate ad un'irradiazione sciatalgica, quindi nei casi ad esempio di ernie discali. Può essere anche molto utile nel controllo del dolore in caso di emicrania, cefalea, oppure nelle nevralgie trigeminali, nelle nevralgie post-erpetiche o nelle paralisi, nelle paresi del nervo facciale. L'agopuntura può essere vista come un alleato perché potenzia l'effetto farmacologico e l'effetto anche delle terapie fisiche, e quindi possiamo ridurre la posologia farmacologica oppure evitare l'introduzione di farmaci nuovi, soprattutto in pazienti in politerapia, oppure dare una possibilità a quei pazienti che per problematiche cliniche non possono assumere terapia farmacologica analgesica oppure non possono sottoporsi alle terapie fisiche.